la regina continua a rafforzare la rosa, una regina scatenata sul mercato. Sono arrivati diversi giocatori, in particolare in prestito nell'ultimo periodo, dalla Fiorentina, e ne abbiamo anche apertamente parlato, in particolare finora, vabbè, i vari Di Stefano, ma non torniamo su argomenti passati perché quest'oggi c'è da parlare di due giocatori dalla Fiorentina, quindi gli ulteriori due oltre a Pierozzi, e poi parliamo di un altro colpo per la porta. Allora, partiamo dai giocatori della Fiorentina perché Dudu è un nuovo giocatore della Regina, difensore classe 2001 che si accasa in prestito secco dalla Fiorentina, operazione assolutamente intrigante, un giocatore di buon livello. Un giocatore che diciamo che ha le sue prime armi, se vogliamo, in Serie B, quindi è una scommessa, ma così come lo è anche per esempio Pierozzi, così come lo è anche Di Stefano, una regina che ha preso diversi over perché è lo stesso Camporese, lo stesso Obi, però è una regina che punta anche sui giovani, lo dimostrano, ripeto, queste operazioni. Difensore fisico, alto, che si è diciamo, messo in mostra la scorsa stagione in prestito in C al Montevarchi nel girone B. Per l'appunto di Serie C, giocatore di prospettiva, under, di buon livello, che secondo me è inserito in un reparto comunque abbastanza anche rifornito dei vari Cionek, dei vari Loiacono, è arrivato Camporese. Secondo me Dudu può trovarsi bene e può assolutamente far bene. Vedremo se riuscirà anche a dimostrarsi valido in una difesa 4 con Mister Inzaghi, comunque un allenatore certamente esigente, questo poco ma sicuro, e comunque lo reputo un buon colpo che può dimostrare le sue reali qualità in quel di Reggio Calabria. Speriamo possa valorizzarsi per lui, ma anche ovviamente per noi che lo possiamo vedere. Detto ciò, oltre a lui arriva anche Agostinelli dalla Regina, trequartista classe 2002, anche lui in prestito, sì, scusatemi, dalla Fiorentina, anche lui in prestito secco. Di Agostinelli si parlava in realtà veramente da diverse settimane. Finalmente questa operazione è stata chiusa. Anche lui, giocatore under, trequartista, diciamo, a livello di caratteristiche, ma vabbè, essendo giovane può anche essere arretrato volendo di qualche metro in un 4-3-3 ipotetico, che è il modulo che Inzaghi molto probabilmente, se non quasi sicuramente, adotterà. A meno che non si fa un centrocampo con un vertice alto, che può essere proprio Agostinelli, nelle idee, magari non titolare, ma comunque almeno nelle idee, però considerando che è giovane, può tranquillamente anche essere arretrato di qualche metro e magari riscoprirlo anche in un ruolo più da mezzala, che comunque può tranquillamente fare. Giocatore che viene da diverse esperienze in primavera, per cui questa è la sua prima esperienza nel professionismo e è ovviamente diverso giocare con i pari età o giù di lì e giocare in Serie B con giocatori comunque molto molto più fisici, se vogliamo anche agguerriti. Per cui scommessa importante della Regina, chissà che però non possa essere vinta considerando che si tratta comunque di un giocatore di buon livello, assolutamente. Quindi contento così ed ennesimo colpo di una Regina scatenata che rafforza anche il reparto portieri, perché direttamente dal Bologna, sempre in prestito secco, arriva Ravaglia, portiere classe 99. Questo mi sembra sia tipo il quinto prestito della Regina. Vi ricordo che per questa stagione se ne potranno sottoscrivere massimo, se non ricordo male, 8-9 prestiti. Poi, con il passare degli anni, diventano sempre meno i prestiti massimi che una squadra potrà comunque fare. Detto ciò, io sono assolutamente contento dell'arrivo di Ravaglia perché va a comporre un duo, un tandem con Colombi, secondo me assolutamente valido perché c'è Colombi che è il portiere di esperienza, il portiere di livello comunque per la categoria giustamente, ma lo stesso Ravaglia negli ultimi tempi ha avuto esperienze importanti a Frosinone ed è un portiere assolutamente valido, la categoria l'ha già giocata, si sta sempre più valorizzando, ancora rientra nella lista under, diciamo poiché classe 99, e io credo possa veramente, veramente far bene. Un po' come l'anno scorso Mikai Turati, quest'anno Ravaglia Colombi, secondo me, è il giusto tandem. Quindi diciamo che Taibi prosegue su questa linea, un under e un over, comunque molto di categoria, come per esempio Colombi. Sono contento, Ravaglia è un buon portiere. E secondo me può far bene anche in quel di Reggio Calabria e alternarsi il giusto con il buon Colombi. Quindi operazioni
in questo senso certamente importanti, tutti in prestito quest'oggi, però questo è ultimissima notizia e poi concludiamo perché Dennis lascia ufficialmente la Reggina. Stiamo parlando di un attaccante che se non ricordo ma che tra l'altro adesso classe 81, tra l'altro, quindi ormai quasi 41enne, se non li ha già comunque compiuti. Però ho visto che ha messo qualche storia, diciamo, un po' provocatoria nei confronti della regina. Evidentemente la regina non ha voluto accettare la sua permanenza, cosa che io avrei fatto perché secondo me Dennis, per quanto dimostrato negli ultimi anni, meritava tranquillamente. Evidentemente la società non gli ha voluto garantire quel posto, magari anche in dirigenza, dopo il ritiro che sarebbe avvenuto, secondo me, la prossima stagione. Peccato perché è un giocatore che secondo me poteva tranquillamente rimanere Reggio Calabria, che ha comunque legato molto bene con la piazza, con l'ambiente, con la tifoseria, per cui peccato, sono scelte della società in questo caso perché sono sicuro che lui sarebbe rimasto tranquillamente, per cui va bene, nel senso dispiace, ma comunque non è che ci si può fare chissà che cosa. Vedremo un po' quale sarà il suo futuro, questo sinceramente mi interessa quale futuro, diciamo, gli si riserverà, però vedremo un po'. Detto ciò, mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.